Da Mobilia ti aspettano le offerte esclusive Spar Arredo e puoi pagarle anche in 48 mesi a tasso zero. Mobilia, 100% prodotti italiani e 27 mesi di garanzia. È un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza. Giuseppe Costaiola, 34enne di Capua, era stato visto l'ultima volta una settimana fa, in sella alla sua Yamaha, sulla strada statale che percorreva abitualmente, per tornare a casa dopo una serata passata in compagnia di amici. A pochi chilometri da quella stessa Appia, ieri mattina, è stato ritrovato il suo corpo senza vita. La drammatica scoperta è stata del cognato della vittima che, accompagnato da alcuni amici, non si era mai arreso, continuando a cercare. Il cadavere di Giuseppe è stato recuperato in una zona semi-abbandonata, nei pressi della statale, all'altezza di Cellole. Io e alcuni amici, durante una battuta di ricerca, abbiamo ritrovato il corpo di Giuseppe, ha detto il cognato, smentendo le voci secondo le quali erano stati i carabinieri ad avvistare il cadavere. Ora vogliamo la verità sulla morte di Giuseppe, ha concluso il cognato, e ci attendiamo sviluppi, ma soprattutto vogliamo sapere perché c'è stato un rallentamento nelle ricerche. Possibile che Costaiola sia stato vittima di un incidente e sia morto in seguito alle ferite riportate, ma la famiglia vuole chiarezza, agli investigatori il compito di scoprire la verità. Secondo i carabinieri era ubriaco alla guida l'uomo di 31 anni che ieri sera a Villa Literno ha investito e ucciso due immigrati che erano in bici. Emerso dall'alcol test effettuato dopo il grave incidente, di cui riferiscono organi di stampa, le vittime, una africana, l'altra dell'est Europa, non avevano documenti e non sono ancora stati identificati. Dopo l'impatto l'investitore ha tentato la fuga, ma la sua marcia è stata prima rallentata, quindi bloccata con qualche tensione tra i fedeli, dalla processione del Corpus Domini in corso nella città del Casertano. L'uomo rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è già noto alle forze dell'ordine. Ha puntato la pistola verso una ragazza ucraina in Viale Carlo III, minacciando di sparare e chiedendo in cambio il denaro contenuto nella borsetta. I carabinieri di Marcianise hanno arrestato nella notte il 18enne Luigi D'Elia, residente a Caivano, con l'accusa di tentata rapina aggravata. Il giovane, con un complice non identificato, armato di pistola, ha aggredito la ragazza minacciandola con l'arma nel tentativo di sottrarle il denaro contenuto nella borsetta. L'immediato intervento dei carabinieri ha interrotto il tentativo di rapina, consentendo l'arresto di D'Elia e il sequestro della pistola. D'Elia, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Una raccolta firme per dire no alla movida selvaggia, quella che ha visto la grande partecipazione dei cittadini casertani che nell'intera giornata di sabato hanno sottoscritto una petizione lanciata dal comitato Caserta Centro, no degrado, no movida selvaggia. Il comitato, apolitico e apartitico, ha tuttavia incassato l'appoggio di numerosi candidati alle prossime elezioni amministrative che nei pressi del gazebo informativo hanno incontrato i responsabili e sottoscritto la petizione. Ringraziamo, dicono dal comitato, quanti hanno dedicato parte del loro prezioso tempo ad uno dei problemi che affligge la nostra città. Da tempo il comitato ha iniziato la sua battaglia contro la movida selvaggia che ogni weekend affolla il centro storico di Caserta. Le strade maggiormente interessate sono via Mazzocchi, via Mazzini, Largo San Sebastiano, via Ferrante, via Maielli, via Vico e piazza Correra. Siamo ormai costretti a barricarci nelle nostre abitazioni, spiegano, trascorrendo notti insonni e subendo gli eccessi di chi ha trasformato questo fenomeno di per sé positivo in un indegno degrado che disonora un'intera città, la quale, grazie alla presenza della vicina Reggia Vanvitelliana, vede seriamente compromessa la sua aspirazione a diventare una meta turistica d'eccellenza. Musica con decibel altissimi, risse notturne, immondizie ovunque, questa l'istantanea scattata dal comitato che chiede alle autorità un'efficace e coordinata azione di controllo e monitoraggio che presenti i tratti della continuità volta a garantire una civile convivenza. Via! Noi di Punto Pro siamo una bella squadra, 1200 officine in tutta Italia che si prendono cura di tutti i modelli e marchi di auto con la massima professionalità e convenienza. Vai sul sito puntopro.it e cerca l'officina più vicina a te. Punto Pro, metti a punto la tua auto. A Limatola, Eurogronde, e la tua gronda è servita. Chiama 0823 48 11 16. Ti risponde l'ingegner Di Lorenzo. Pronto, Eurogronde. Da sempre al tuo fianco, con Eurogronde. Sponsor ufficiale Autolinee Damiano.
Vista la legge 28 febbraio 2000 e la successiva 313 del 6 novembre 2003, l'emittente Teleprima prevede la diffusione di messaggi politici autogestiti a pagamento in occasione delle elezioni amministrative 2016. I soggetti politici interessati devono fare richiesta all'emittente telefonando al numero 0823 460144 o di persone in via Casa Giove, Casa Pulla 2 a Casa Giove. I soggetti politici potranno fornire all'emittente la videoregistrazione del messaggio o registrarlo presso i nostri studi. Teleprima assicura l'imparzialità e l'equità di trattamento ai soggetti politici anche nei programmi di informazione politica. Casertana ferma al palo. In attesa di capire cosa succederà domani, tutto dipenderà dalla volontà dell'attuale proprietà, che ha aperto la porta a nuovi soci, ma per ora nessuno si è fatto avanti. Ovviamente le vicende societarie hanno bloccato qualsiasi tipo di discorso, mercato, rinnovi allenatore, i tifosi restano col fiato sospeso e bisognerà attendere probabilmente ancora qualche settimana per decifrare il futuro. In tutto questo le altre non stanno a guardare, c'è chi ha già messo a segno il primo colpo, chi sonda il mercato allenatori e chi prova a strappare un sì. Su quest'ultimo aspetto Lecce, Catanzaro, Viterbese si stanno già muovendo. Riccardo Idda è conteso dai calabresi, ma è forte l'interessamento dei salentini. Forse il difensore potrebbe andare in cerca di nuovi stimoli dopo le vacanze, dire sì ai giallorossi. Situazione diversa per il camerunense Somm, che ha diversi estimatori. Si è fatta avanti la Viterbese, ma c'è anche l'Ancona, del presidente Camilli, che farebbe carte false per avere anche Alfageme. L'argentino conosce il patron sin dai tempi di Grosseto, ma soltanto dopo aver conosciuto i programmi della Casertana deciderà, visto anche l'altro anno di contratto che ha con i rossoblù. Ci sarebbe inoltre un interessamento, riportato da alcuni siti, del Frosinone per Paolo Capodaglio. Attualmente però i leoni gialloblu devono ancora scegliere allenatore e le trattative di mercato ancora devono iniziare. Infine Tito, Negro e GA torneranno a Benevento, Jefferson a Latina. Nel panorama sportivo casertano brilla, tra le tante discipline, anche il tennis. Una settimana fa si è concluso il torneo internazionale femminile Città di Caserta, che ha portato in città decine di atlete da ogni parte del mondo, incoronando alla fine della competizione la bulgara Isabella Scinicova, unica giocatrice nella storia del torneo casertano a vincere due volte dopo il successo nel 2014. La rilevanza internazionale che la kermesse ha avuto anche quest'anno premia il lavoro del Tennis Club di Caserta, un circolo nato quasi 60 anni fa, che ancora garantisce continuità ad un torneo che anche quest'anno ha potuto vantare un montepremi da $25,000. Dopo la 29esima edizione, il prossimo anno è atteso il trentennale, un appuntamento molto importante per il quale il presidente del circolo, Fabio Provitera, invoca il sostegno dei soci e dei soliti amici sponsor. È una manifestazione che ha una grande tradizione, quest'anno si è disputata la 29esima edizione e nel circuito internazionale è difficile trovare altri tornei in questa fascia, diciamo di questa fascia, che abbiano un'anzianità e una continuità come la nostra. Tutte le componenti del circolo sono coinvolte e solo grazie all'impegno di tutti si riesce a portare avanti la manifestazione. Manifestazione che mi piace ricordare purtroppo non gode di contributi pubblici, per cui soltanto grazie all'apporto degli amici sponsor si riesce a mantenere questa occasione, questa manifestazione per la città di Caserta. Mi piace ricordare che se non ci fosse l'impegno personale costante, quindi già da adesso cominciamo a pensare alla prossima edizione, di soci che indipendentemente dal ricoprire cariche... Io parlo di presenza, non di impegno, attenzione, presenza, non di impegno. Certo, la presenza, come dicevo, è condizionata anche dalle condizioni atmosferiche. Fortunatamente i giorni finali, sabato e domenica, sono stati dei giorni di sole splendente e veramente era difficile trovare un posto a sedere sulle tribune del circolo. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza. Allimatola Eurogronde e la tua gronda è servita. Chiama 0823 48 11 16. Ti risponde l'ingegner Di Lorenzo. Da sempre al tuo fianco, con Eurogronde. Sponsor ufficiale Autolinee Damiano.
Da Mobilia ti aspettano le offerte esclusive Spar Arredo e puoi pagarle anche in 48 mesi a tasso zero. Mobilia, 100% prodotti italiani e 27 mesi di garanzia.